tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo alle prese con Photoshop e con un nuovo tutorial. Tutorial che andrà ad individuare su una classica fotografia o su un classico progetto quello che è il bianco e il nero, cercando di dare un tocco più professionale e fotografico all'immagine possibile. Per prima cosa dobbiamo fare? Andiamo nel menu in alto, File, Apri e andiamo ad aprire la nostra immagine. Immagine che io ho scaricato da internet e che voi potete andare ad importare, ad aprire in qualsiasi file, JPEG, PNG, insomma, qualsiasi file di immagine che dovete andare a modificare. Per prima cosa dobbiamo fare? Se vi ricordate, nello scorso tutorial abbiamo parlato dell'interfaccia di Photoshop. Bene, ora andiamo principalmente a evidenziare quella che era la palette sulla parte destra. Sulla parte destra, appunto, nella palette abbiamo anche il nostro menu livello, canali e tracciati. Andate sul livello, come vedete troviamo la nostra immagine. La nostra immagine però è bloccata, come vedete c'è un lucchetto. Cosa dobbiamo fare? Con un doppio clic con il tasto sinistro del mouse andiamo a sbloccare questa immagine. Compare questa finestrella dove potete andare a rinominare il livello, chiamiamolo ad esempio 0, e diamo ok. Il nostro livello è sbloccato, come potete vedere si può intervenire direttamente su esso. Ora cosa dobbiamo fare? Se volete lavorare direttamente sul livello potete andare in immagini, dal menu in alto, regolazione, e andare a selezionare il comando bianco e nero, applicabile anche con i tasti della tastiera Alt, Music, Control e B. Oppure, se volete come me andare a creare un nuovo livello di riempimento, basterà fare premere questo pulsante qua sotto in basso e andare a premere sempre sul bianco e nero. Come vedete, nella palette si aprirà questo pop-up di bianco e nero. Con questa finestrella noi possiamo andare ad intervenire direttamente sui colori, quali rossi, gialli, verdi, giallo, blu, insomma quasi tutti i colori. E tramite anche questa finestra dove vi è la scritta predefinito, possiamo andare ad intervenire su altri filtri, quali filtro verde, nero massimo, eccetera, eccetera. Noi comunque andiamo su predefinito e andiamo su automatico. Photoshop in automatico andrà a creare quelli che sono i bianchi e i neri migliori per l'immagine selezionata. Chiudiamo la nostra palette dei bianchi e neri e come vedete ci è andato a creare un nuovo livello che è quello del bianco e del nero. Ora cosa dobbiamo fare? Possiamo andare ad unire questi due livelli in un ulteriore livello senza però che questo livello venga escluso. Più facile a farsi che dirsi. Andiamo a selezionare tutti e due i livelli con il tasto sinistro del mouse e tenendo premuto il tasto della tastiera Ctrl. Ora cosa dobbiamo fare? Sempre con una serie di combinazioni di tasti quali Shift, Ctrl, Alt ed E, andiamo a creare il nostro nuovo livello, chiamato livello 1. Premendo su questo livello, possiamo due volte, possiamo andare a rinominarlo, chiamiamolo 01. Ok. Ora cosa facciamo con questo livello 01? Andiamo a duplicarlo, affinché le modifiche che andremo a fare non andranno a compromettere l'immagine appunto 01. Quindi con il tasto del destro del mouse, sempre sul livello 01, andiamo a fare duplica livello. Chiamiamolo livello 01 poi. Ok. Ora, affinché la nostra RAM e il nostro computer non esaurisca, anche se sono immagini leggere, possiamo andare a selezionare gli ultimi, ovvero i primi due file che abbiamo fatto, e cancellarli perché non ci servono. Abbiamo già i nostri due livelli. Selezioniamo il livello copia, 01 copia, e andiamo ad intervenire direttamente su quello. Bene, ora cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a regolare la luminosità e il contrasto, le curve, i valori tonali, l'esposizione, una serie di comandi che ci permettono di andare ad intervenire sull'immagine e a correggere o a modificare quelle che sono appunto l'esposizione, le curve e via discorrendo. Per prima cosa direi di tornare sulla palette e andare sui nostri livelli, sempre nel menu dei livelli. Qui sopra c'è questa barra dove vi è scritto normale, con a fianco l'opacità. Bene, con questa barra noi possiamo andare a sovrapporre alcuni filtri, chiamiamoli così, anche se filtri non sono, che ci permettono di dare un maggior tocco all'immagine. Ad esempio, faccio un esempio, sovrapponi, luce soffusa, insomma tutti quanti danno una migliore luce alla nostra immagine. Io direi di andare con sovrapponi
Come vedete, la nostra immagine prende un tocco di bianco e nero diverso, molto più bello, diciamo. Ora cosa possiamo fare? Possiamo andare su immagine, regolazione, luminosità e contrasto. La luminosità non la toccherei perché l'immagine è già presente con abbastanza bianco. Andrei ad aumentare poco poco il contrasto, magari lo facciamo sul 30 e diamo ok. Come vedete, se andiamo a spegnere tramite questo occhiolino il livello 01 copia, vedete la differenza che vi è tra l'immagine precedente e l'immagine di ora. Ora cosa vogliamo fare? Andiamo a duplicare un'altra volta il livello. Tasto destro del mouse, duplica livello, 01 copia 2. Ok, abbiamo il nostro livello 01 copia 2. Ora su questo livello possiamo andare ad applicare un filtro. Come si fa? Andiamo nel menu in alto, andiamo a filtro, premiamo su galleria filtri. Si aprirà questa nuova finestra. Rimpiccioliamo la nostra immagine, andiamo al 25%, forse poco, 33%, possiamo ancora spingerci forse pure al 50%, ce la prende tutto, ok. E ci compaiono queste cartelline con i nomi artistico, distorsione, schizzo, eccetera, eccetera. Tramite queste cartelle, premendo, ci sono dei vari filtri dove noi possiamo andare ad intervenire per dare un tocco più sfumino, grana pellicola, aspetta acquarello. Poi già che in base alla velocità del vostro processore e della vostra RAM, l'elaborazione dell'immagine avverrà o prima o dopo. Comunque, una serie di filtri che appunto ci permettono di rendere la nostra immagine molto spizzosa, direi. Questo è interessante. Andiamo sul livello pattern mezzanotte e inoltre a destra possiamo andare ulteriormente a modificare le nostre il nostro filtro. Dimensione lasciamo a 1, possiamo aumentare forse il contrasto. Non troppo, direi, comunque era 5, mettiamola a 10 massimo e dare ok. Come vedete, la nostra immagine da che era così a che era così a che è diventata così. Una serie di modifiche ulteriori ancora si possono andare a fare, ma io direi che comunque per il momento, per farvi capire al meglio quello che è il bianco e il nero, per farvi capire come intervenire su un'immagine e iniziare a di intervenire particolarmente sui livelli, penso che possa bastare. La prossima volta magari andremo ad individuare il menu a sinistra con i vari strumenti per intervenire in maniera più specifica e dettagliata, però per il momento, per modificare una semplice immagine in bianco e nero e dare un tocco più professionale possibile all'immagine, penso che sia abbastanza. Spero che il video vi sia stato utile, che io vi sia stato d'aiuto e alla prossima. Ciao!